I soldi stanno sul comodino. Grazie, tesoro. Like a storm gone, lost and out of his home. Luba, c'ho tutti i brividi. Ho sentito bene. Italo! Scipioli! Ragazzi! C'è nessuno?
Italo! Ma che succede? C'è un'epidemia? Eh? Dove stanno gli altri? Scipione è ancora in licenza. Dintino ha fatto il turno di notte e Deruti al panificio con la moglie. Tu invece che hai fatto? Che sei pallido. Un decimo livello, Rocco. Vicino all'omo. Senti, non mi rompere i coglioni, eh? Ok? Andiamo. Sì, dobbiamo andare sopra i 1600 metri. Sopra gli 800 metri non è più omicidio. Cosa? Il nuovo articolo del codice penale di Rocco Schiavone. Ma forse non lo è per davvero. Magari si tratta di morte naturale. Ma cosa morte naturale? Vuoi scommettere 10.000 euro contro 5 che è un omicidio? Ok, scommettiamo. Ma cazzo, ma falla finita che non c'è una lira. Chi è che hanno trovato? Un certo Donato Bocherel. Ha superato da un pezzo la settantina. Ma io non vengo. Ma vedi che ho la febbre. Di nuovo? Di nuovo, sì, non posso avere la febbre di nuovo. Vedi che batto i denti, eh? Sto tremando. C'ho sta lama gelata in mezzo alle scapole. Ma farmi venire la brocco polmonite? Dillo. No. Muoio? No. E allora vai tu. Io da solo. Ma vai alla porta. Porta di casella. Però prima di fare qualsiasi passo, ragazzo di porta, prima di prendere l'iniziativa, eh? Chiamatemi, va bene? Antica Giamma. Ciao, buongiorno. Qui si brucia i capelli. Andiamo con noi. Non si passa? No, non si passa più. Devo andare a piedi. Mica, manco male, finalmente che siete arrivati. A ghiacciolo mi stavo facendo. Ma è su Vicequestore, non vedete? Sta male, è malato, dobbiamo chiamarlo. Ma siete malato, Gusto? Oh, e beh, a piedi venendo state. E ancora con la macchina non si arriva. No. Tu come sei venuto? A piedi. E allora? Punto. Chi scassa? Dottore, sono Italo. La metto in viva voce. Bravo, bravo. Che vedi, Italo? È pieno di neve. E fa freddo, dottore. E sti cazzi. Grazie, dottore. Parla tu, Italo, che vedi? Siamo in un borghetto abbandonato. Ci sono dei rascare e una casa in muratura. Qualcosa di strano? Sì, ha una specie di campanile sul tetto e una madonnina all'ingresso. Ha due finestre su un lato e due su un altro dove c'è anche una canna fumaria. Fumo? No. E poi? Sì, ci sono delle impronte che vanno dal cancelletto d'ingresso fino alla casetta e poi tornano indietro. A occhio si direbbero solo di una persona. Forse la donna che ha trovato il cadavere. E come si chiama sta donna? Maddalena Troschen. È tornata a casa adesso, abita 3 chilometri più a valle. Senti, guarda se intorno alla casa ci sono altre tracce, qualcosa. No, dottore, c'è neve candida. È venuta giusta notte. Ok, senti, vai avanti, fatti seguire da Deruta e Casella, che mettano i piedi presso a poco dove li metti tu. Fila Longobarda. Questa fila Longobarda. Mi raccomando, fila Longobarda. Andar piano, che c'è il passo a corto. Fangazzato.